Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere nel dettaglio tutte le tappe di questo Giro d'Italia che inizierà tra pochissimi giorni, finalmente, e andiamo ad analizzare anche tutti i favoriti. Ovviamente anche oltre alla classifica generale vediamo i favoriti per i vari cacciatori di tappe e tutti i vari velocisti che sono presenti. Andiamo subito a vedere quanti chilometri ha questa edizione del Giro d'Italia, perché questa edizione del Giro d'Italia avrà ben 3.400,8 km, con un'altimetria totale di 44.650 metri di dislivello. Stiamo parlando di all'incirca 161,9 km per tappa. Andiamo subito a vedere la prima tappa, che sarà Venaria Reale Torino, 140 km con 1.850 metri di dislivello. Tappa che è mossa, nemmeno 20 km ci sarà il colle della Maddalena, stiamo parlando di lo scollinamento, sarà in meno 20 con una pendenza media del 7,4% e punte al 12% per una lunghezza di 6 km all'incirca. Invece ancora più interessante sarà in meno 4 km lo strappo di Ponte Isabella. Anche qua abbiamo all'incirca 1 km al 9,8% con pendenza massima del 16%. Tappa importante perché questa tappa sarà anche la tappa che darà la prima maglia rosa. E se dobbiamo parlare di favoriti, ovviamente penso che viene in mente a tutti il nome di Tadej Pogačar. E viene in mente anche a me perché sembra fatta per lui, sia dal GPM di Colle Maddalena potrebbe già mettere in difficoltà tanti velocisti o tanti cacciatori di tappe. E forse anche a uomini di classifica che magari non sono arrivati al 110% alla prima tappa, e se non li ha messi in difficoltà nell'ultimo strappo potrebbe staccare tutti, e se non li stacca tutti là potrebbe anche vincere la volata in un arrivo ristretto. Quindi il mio favorito per la prima maglia rosa sarà lui. Andiamo a vedere la seconda tappa. Invece la seconda tappa sarà San Francisco al Campo Europa, quindi abbiamo già un altro arrivo interessante, perché Europa è un arrivo in salita in cima al Santuario di Europa, che non è la prima volta che si vede all'interno del giro. Qua invece stiamo parlando di una tappa di 161 km e 2.300 metri di dislivello, soprattutto la salita di Europa, che è lunga 11,8 km, con una pendenza media di 6,2%. Importante da vedere che negli ultimi 2 km c'è un pezzo dove troviamo la pendenza massima ad un 14%, i primi 4 km sono abbastanza tranquilli, poi invece le pendenze si fanno più dure. Il favorito rimane sempre lui, ma vediamo cosa si inventeranno le altre squadre, perché siamo ancora alla seconda tappa e si può ancora fare di tutto per provare a mettere in difficoltà Pogačar e mettere in difficoltà il team UAE, che dopo andremo a vedere al completo. E viste le prime due tappe andiamo direttamente alla terza tappa. Terza tappa che finalmente sarà per i velocisti. Guardiamo la Novara Fossano di 166 km e ci sono solo 750 metri di dislivello. Quarta tappa ancora per i velocisti, la Acquiterne Andora, 190 km, 1700 metri di dislivello, ma un arrivo piatto per i velocisti. Quinta tappa, sempre una tappa piatta, però non del tutto, che è la Genova Lucca, 178 km e 1800 metri di dislivello. La tappa segnata per i velocisti, ma secondo me potrebbe essere anche ideale per le fughe. Tappa numero 6, Torre del Lago Puccini a Viareggio, Rapallo Terra. Tappa anche qua, due stelle, troviamo 180 km, 1900 metri di dislivello, non sembra tanto, ma gli ultimi chilometri sono mossi. Ai meno 4 km ci sarà lo strappo di Serre di Rapallo con una pendenza massima del 20%, quindi immagino che qua i velocisti saranno tagliati fuori molto probabilmente. Ma un corridore veloce tipo, mi viene in mente, Vendrame, da come ha corso il Tour de Romandie, potrebbe tenere e poi esserla pronto per fare la volata. Andiamo a vedere la tappa 7, che è la prima cronometro. Siamo a venerdì, la tappa sarà Foligno-Perugia di addirittura 40 km, l'intensità della tappa addirittura 4 stelle, perché i primi 35 km sono pianeggianti abbastanza, perché comunque abbiamo solo 400 metri di dislivello in 40 km,
però gli ultimi 5 km sono quelli più ondulati. Gli ultimi 3 km hanno un 3,2% di pendenza media, con un tratto addirittura all'11%. E direi che già alla tappa 7 arriviamo dopo le prime due tappe, che la classifica sarà già delineata, forse non del tutto. La tappa 7 darà sicuramente il colpo di grazia a tanti corridori. Magari non si potrà vincere il Giro d'Italia, ma sicuramente si potrà già perdere. Dopo invece arriviamo alla tappa 8, tappa 8 che sarà la Spoleto Prati di Tivo, il sabato, tappa molto interessante con 152 km, quindi non lunghissima, ma 3850 metri di dislivello. Già dopo 20 km troviamo la prima salita di 16,3 km che sarà la Forca Capistrello, con una pendenza media del 5,6% e punte al 12%. Più avanti nella tappa, dopo 100 km, ci sarà una salita leggermente più semplice dove si scollinerà a Croce Appio, per poi arrivare all'ultima salita di giornata a Prati di Tivo. Prati di Tivo che l'abbiamo già visto nel Giro d'Italia questo arrivo. Abbiamo 14,6 km di salita con una pendenza media del 7% e punte al 12%. E questa sarà la fine della prima settimana. Prima settimana molto dura. Già i primi corridori che saranno in classifica saranno quelli che poi andranno a giocarsi la maglia rosa. Poi ci sarà il lunedì il riposo e il martedì si ripartirà con l'Avezzano-Napoli. 214 km, la tappa più lunga di questo Giro d'Italia, con 1300 metri di dislivello. Se andiamo a vedere l'altimetria sembra una tappa piatta per i velocisti, ma tutti gli anni quando il giro è arrivato a Napoli è sempre arrivata la fuga. Negli ultimi chilometri non è piatta ma leggermente ondulata, e questo fa sì che molto probabilmente ci sarà un arrivo in fuga. Oppure vediamo se ci stupiscono i corridori e arriverà un gruppetto in volata. Andiamo a vedere la tappa 10, si partirà Pompei e l'arrivo sarà Cusano Mutri. 142 km e 2800 metri di dislivello. E già qua troviamo una tappa a 2800 metri di dislivello, ma quasi tutti nella parte finale. A poco più di metà tappa ci sarà la salita di Camposauro, che sono 6,1 km a 7,8% di media, con punte al 14%. E poi ci sarà la salita finale, che sarà 17,9 km al 5,6% medio con punte al 10%, con la parte finale che sembra, vedere l'altimetria, quella più dura. Quindi ne vedremo delle belle, vediamo se la giocheranno i big, perché siamo alla decima tappa. Potrebbe anche essere che la squadra del leader lascerà andare tante fughe come abbiamo visto negli ultimi anni, e lasciando andare via tante fughe cambiano anche poi gli arrivi, e non sempre i big della generale poi si vanno a giocare questi arrivi duri, questi arrivi dove vorremmo vedere sempre i più forti vincere. Andiamo invece alla tappa 11, che sarà la Foiano di Val Fortone, Francavilla al Mare, di 207 km con 1850 metri di dislivello, quindi tappa lunga che sicuramente in questo caso però vedrà dei velocisti a giocarsela, velocisti che ce ne sono anche un bel po', ma dopo gli andiamo a vedere chi sono. La tappa 12 sarà Martinsicuro Fano. Anche qua una tappa 3 stelle, tappa ondulata, dove non c'è una vera e propria salita, ma è tutta ondulata. Quindi vediamo se arriveranno davanti i big della generale, oppure se se la giocherà una fuga, secondo me. Tappa 13 invece sarà la Riccione Centro, tappa di 179 km e solo 150 metri di dislivello, quindi è la più piatta di questo Giro d'Italia. Tappa 14 ritorna la cronometro, che sarà la Castiglione delle Stiverie Desenzano del Garda, il sabato, da 31,2 km e 150 metri di dislivello. Alla tappa 14, fine della seconda settimana, non è detto che i cronometri riusciranno a portarla a casa questa, perché avranno fatica nelle gambe. Oltre a Pogacar, che sicuramente lui sarà fresco, la tappa 14 ci sarà anche Filippo Ganna, e secondo me una tappa così è perfetta per lui. Andiamo a vedere invece la tappa 15, che sarà la conclusione della seconda settimana. È una tappa molto dura, sarà la Manerba del Garda Livigno, gara molto dura perché a inizio si farà il Colle San Zeno, ma oltre a lui, che se lo bevono facilmente diciamo all'inizio della tappa, faranno il Passo del Mortirolo. Fatto il Passo del Mortirolo andranno verso il Passo del Foscagno, per poi arrivare a Livigno facendo il passo Era. Passo Mortirolo è una salita molto dura, stiamo parlando di 12,6 km al 7,6% con delle punte al 16%. Passo del Foscagno, che comunque è una salita molto lunga,
e nella parte finale, negli ultimi 4 km e mezzo, troviamo anche dei tratti al 19%, e non ve l'ho detto prima, sono 5400 metri di dislivello, e questa sarà una tappa molto interessante da vedere. Speriamo che non ci sia la neve in cima alle montagne, perché sennò dovranno modificare la tappa. E fatta questa tappa, ci sarà l'ultimo giorno di riposo per ripartire sempre da Livigno. Tappa dura, perché abbiamo 202 km e 4350 metri di dislivello. Si parte da Livigno, quindi non partono in pianura. Dopo qualche chilometro si trovano già al passo dello Stelvio, sperando che sia aperto e che non ci sia la neve. Fatto il passo dello Stelvio, l'arrivo poi sarà Santa Cristina di Valgardena, dove troviamo una salita molto lunga, perché sono 23,3 km, ha una pendenza media del 4,7%, però le parti dure sono nei primi 7 km, che è il 7,3% di media, e negli ultimi 5 km, che troviamo sempre una pendenza media del 7%, con punte al 10%. E qua sarà molto interessante vedere come saranno i corridori dopo le prime 2 settimane molto dure, come saranno dopo il giorno di riposo. Di solito dopo il giorno di riposo succedono sempre casini, quindi sono molto curioso di vedere cosa succede. Il giorno dopo non si potranno ovviamente risparmiare, perché ci sarà la selva di Valgardena, passo Brocon. Stiamo parlando anche qua di 159 km, ma 4200 metri di dislivello. Appena partiti affronteranno da freddi il passo Sella, poi faranno il passo Rolle, poi affronteranno il passo Gobbera e poi affronteranno due volte il passo Brocon. Quindi la tappa molto dura, con 150 km, ma ricchi di salite, saranno, com'è, spero, ricchi di emozione. L'ultima salita sarà 11,8 km al 6,6% di media, con punte al 13%. Fatta questa tappa avranno un po' di respiro con la Fiera di Primiano Padova, 178 km e 550 metri di dislivello, la classica tappa dopo le tappe dolomitiche dove i primi chilometri sembrano tutti in discesa. Sembra una tappa per i velocisti, ma tante volte capita che è una tappa perfetta per le fughe. Vediamo cosa succede. Dopo questa ci sarà la Mortegliano Sapada, 157 km, 2800 metri di dislivello. Arrivo duro per arrivare a Sapada, dove vediamo gli ultimi chilometri che non sono piatti, la strada tira sempre in su, dove per arrivare a Sapada troviamo all'incirca 8 km e mezzo al 4,7%, ma soprattutto gli ultimi 3 km sono un 8,6% di pendenza media, con punte al 15%. Oltre a quello, però, dopo che i corridori avranno scollinato, ci saranno gli ultimi 3 km che saranno leggermente mossi, perché in meno 2 ci sarà un piccolo strappo di all'incirca 1 km con punte al 10%. Quindi questa è un'altra tappa che potrebbe essere perfetta per le fughe o per creare scompiglio all'interno della classifica generale. Fatta questa tappa ci sarà l'Alpago Bassano. Si parte dall'Alpago e i corridori affronteranno due volte il Monte Grappa prima di arrivare a Bassano. E vediamo se la classifica sarà già ben delineata oppure i corridori si dovranno inventare qualcosa per cogliere poi il miglior posto nella generale, e se lo dovranno inventare in una delle due scalate del Monte Grappa. Questa è la penultima tappa, ma è anche l'ultima tappa per provare a fare classifica, perché poi l'ultima tappa sarà la Roma-Roma, 125 km con 300 metri di dislivello, quindi simile all'arrivo del Tour de France a Parigi. Sarà una mezza parata con l'arrivo in volata finale. E detto questo, però, andiamo a vedere chi sono i favoriti. Favorito numero 1, quotato anche 1,20 dai bookmakers, e non penso di aver mai visto una quota così bassa, è Tadej Pogačar, alla sua prima partecipazione al Giro d'Italia. Quest'anno ha corso poco, ma quando ha corso ha vinto quasi sempre. È partito quest'anno dalle Strade Bianche, dove ha dominato partendo in meno 80 km, è arrivato terzo alla Sanremo, ha dominato anche la Liegi da poco, quindi arriva sicuro con una forma alta, ma la sua prima partecipazione al Giro d'Italia, e vediamo cosa riuscirà a fare e vediamo se porterà fin da subito la maglia rosa e vediamo quando poi la terrà. Oltre a lui c'è il veterano Geraint Thomas, accompagnato da Team Naresman per il Team Ineos, e secondo me un altro dei favoriti, non se ne è parlato tanto, ma è Daniel Martinez, perché quest'anno è partito molto bene e sarà accompagnato da Lipovic, che si è fatto ben vedere e si è fatto anche conoscere al Giro di Romandia da poco. Oltre a loro, Ben O'Connor, che già quest'anno sembra rinato, c'è dello sponsor nuovo, gli ha ridato quel che è di brillantezza in più che ha perso negli ultimi anni.
Oltre a questo, il team Decathlon sta andando anche molto bene con le ultime vittorie di Godon al Tour de Romandie e vediamo cosa riuscirà a fare questo Giro d'Italia. Chan Udebrux torna dopo tanto a correre, il team Visma non sta andando benissimo ultimamente, ma chissà che Udebrux sarà in forma, sarà il capitano al Giro d'Italia, vediamo cosa riuscirà a fare, vediamo se riuscirà a tenere testa a tutti questi che abbiamo appena nominato. Ci sarà il duo Bahrain-Victorious, Tiberi Chiaruso. Tiberi è andato molto bene al Tour of the Alps e vediamo cosa riuscirà a fare. È andato molto bene anche al Tour of the Alps il vincitore Juan Pedro Lopez del team Trek, che ha già portato la maglia rosa, e vediamo anche lui quest'anno, che sarà il capitano della Trek, cosa farà. Oltre a loro ci sarà Luke Carty e Michael Woods, sempre dei battitori liberi che chissà che magari si inventano qualcosa. E un altro che vi direi di tenere d'occhio, di guardare per la generale, sarà Mauri Van Zevenant. Non se ne è parlato tanto di lui, ma l'abbiamo già visto nelle classiche di primavera soprattutto cogliere degli ottimi piazzamenti, terzo all'Amster, sesto alla Liegi e non è con il Liverpool. Vediamo cosa riuscirà a fare. E per la Jacob Lula è di Dunbar, dopo la buona corsa fatta lo scorso anno, vediamo se riuscirà a replicare. E a Romain Bardet, che ha dimostrato una buona forma alla Liegi Baston Liegi, il francese non è mai da sottovalutare. Questi sono i miei favoriti per il Giro d'Italia. Andiamo a vedere velocemente chi sono i cercatori di tappe. Ritorna al Giro d'Italia dopo 10 anni dalla sua vittoria a Nairo Quintana. Per la prima volta ci sarà Julien Alaphilippe, Christophe Laporte, non ha più il tricolore quest'anno, ma ci sarà Filippo Zana, Matteo Trentin, che quest'anno sembra che lui è rinato al team Tudor, ci saranno i giovani Pedizzari e Pigazzoli. Ci sarà Team Astana alla ricerca di tappe, squadra molto interessante con Luzenko, Velasco, Ballerini, Scaroni, e vediamo cosa riusciranno a fare per andare alla ricerca di tappe o magari con qualcuno che proverà a seguire la generale, e mi sono dimenticato anche Lorenzo Fortunato assieme a loro. Ci sarà Andrea Vendrame, che vi avevo già accennato prima per il Team Decathlon, assieme a Ben O'Connor, e non vi avevo nominato anche i fratelli Parepender, che anche loro stanno andando molto bene. Per i cacciatori di tappe vi direi anche di controllare Jan Tratnik, che è mai da sottovalutare il team Jumbo Visma, e Andrea Bagioli. Andiamo a vedere velocemente anche le ruote veloci. Ci sarà Andersen nel team DSM dopo le 3 vittorie che ha ottenuto al Giro di Turchia, stiamo attenti a lui. Fabio Jakobsen assieme a lui. Poi andiamo a vedere gli altri top velocisti come Jonathan Milan, che l'anno scorso si è fatto scoprire al Giro d'Italia, quest'anno accompagnato dalla corazzata Lidl Trek, vediamo cosa riuscirà a fare. Vi ho già nominato Christophe Laporte, che accompagnerà Olf Koy per la Alpes Indeconic, Karel Gross, e altri velocisti da tenere in considerazione poi saranno Molano, Dainese del team Tudor, Enrico Zanoncello dopo il secondo posto ottenuto al Giro di Turchia, Sam Welsford per la Bonas Groe, Lorenz Pitti, che ha avuto un grandissimo inizio di stagione quest'anno, corridore molto giovane da tenere sott'occhio, e poi tornerà anche dopo l'esordio che ha fatto 2 anni fa scoppiettante, Bini Girmay. Non vi ho nominato anche Anil Koski e Oldani per il team Cofidis. E detto questo, penso di avervi detto tutto. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, e prossimamente al Giro d'Italia ce ne saranno veramente tanti, e se lo fate siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima!